sono Antonio Cecconi e 2 anni ho la squadra Esordienti 2005. Ma e devo dire che la stagione, per quanto mi riguarda, è stata positiva. In che senso? Senso che siamo partiti a 9 nella prima fascia con squadre competitive e la nostra figura l'abbiamo fatta, anche se i risultati in questa categoria non contano, però ci siamo piazzati a un bel primo posto dopo la Fiorentina, che loro naturalmente non fanno classifica, però davanti a società blasonate del territorio fiorentino. Quindi da quella parte lì, la prima parte è stata molto positiva. Sì, effettivamente dopo mi sono trovato un po' in difficoltà da 9 a 11, anche perché i ragazzi effettivamente non avevano capito alcuni stratagemmi, alcune tecniche che ci sono in un campo più grande, dimensioni molto, molto diverse da quelle a 9, specialmente per i portieri con la porta regolare si sono trovati in difficoltà. Però sono ottimista per il futuro, perché sono convintissimo che piano piano, lavorando e continuando a fare alcuni esercizi importanti, sono convinto, visto e considerato c'è un gruppo molto intelligente dal punto di vista tecnico-calcistico, ma anche al di fuori, perché so che sono bravi i ragazzi anche a scuola, sono convinto, ecco, riusciranno a capire 2 o 3 cose che insomma saranno per loro magari all'inizio un po' impegnative, ma poi piano piano le riusciranno a assimilare. Questa stagione in particolare, problematiche in più, ho dovuto fare la prima parte, la stagione invernale come il calcio a 9 e la fase primaverile con il calcio a 11. Come avete preparato i ragazzi a questa doppia situazione? Per quanto riguarda poi la differenza fra calcio a 9 a 11, effettivamente la c'è, e questo magari, sono sincero, mi dispiace un attimino, e questi ragazzi sono un po' sballottati, perché magari fino ad ora hanno fatto a 9, poi vai a fare tornei anche su Firenze e magari danno le proroghe per giocare a 11. Quindi per noi allenatori non è semplice prima spiegargli qualche cosa che magari loro lì per lì non capiscano, perché io gli do delle mansioni a 9, poi dopo 2 mesi mi tocca dargliela a 11, poi ritorno a 9 e lì effettivamente incominciano il problema. Però ripeto, lavorando, anche se si ritorna lì, non è semplice, perché tu vai anche a giocare con squadre importantissime in cui magari alcune cose che sono selezionate, il risultato non è niente, però conta e non poco. Quindi vai a trovarti delle squadre in cui sono molto molto preparate su questo e noi partiamo un po' in un ritardo. Per quanto riguarda i vari esercizi che poi gli si può far fare ai ragazzi, sono esercizi semplici, ma anche di struttura, devono crescere sotto questo profilo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che alcune situazioni a 9 le gestiscano, a 11 hanno più difficoltà, e ripeto, più che altro per i portieri, perché la porta è grande, regolamentata. Il termine della stagione federale con la fase primaverile, cominceranno i tornei, un vero divertimento per i bambini. I programmi che avete con le vostre 2 squadre? Quando arriviamo alla fine di marzo, la seconda fase cosiddetta primaverile, iniziamo poi a prepararci per i tornei. Noi è già diversi anni ora, io da quanto sono qui da Valdarno l'ho sempre fatto, un torneo molto, molto bello, anche più che altro per far ringiovanire i ragazzi, nel senso che hanno avuto una stagione un pochino particolare e vanno a fare un torneo internazionale e si divertono. L'anno scorso siamo stati a Rimini per Pasqua, quest'anno facciamo un'altra grossa esperienza internazionale e andremo a Rovereto, partiremo il 29 e torneremo il 2. Io sono convintissimo che i ragazzi sotto questo profilo diventeranno ancora più maturi, perché sono quelle cose che riescano a crescere, si confrontano con squadre internazionali, straniere, tra cui i tedeschi, i francesi, gli inglesi, quindi hanno modo di conoscersi e di vedere anche come giocano loro al calcio. Quindi secondo me queste sono esperienze importantissime. Per quanto riguarda poi la fine della stagione, verrà fatto il Città di Figline, che è un torneo molto, molto impegnativo e importante a livello toscano. Anche qua ci saranno le migliori squadre
che verranno a sfidarsi. L'anno scorso sono contento perché l'abbiamo vinto noi come categoria e quest'anno ci si riprova. E poi abbiamo, secondo me, uno dei più bei tornei a livello toscano, insieme a quello di Figline, che è il torneo Scagliotti, che viene fatto a Galluzzo, in cui lì veramente c'è il fiorfiore di squadre di tutta la regione. E per ultimo siamo stati invitati con orgoglio, andremo a fare il 2 giugno a Montevarchi, il famoso torneo che fanno su Arezzo, dove anche lì ci sono squadre competitive. Però, ripeto, sono tutte esperienze che alimentano ancora di più la forza di questi ragazzi. Sono convinto che riusciremo a far bene su tutto.